Ciao ragazzi! Ebbene sì, ve l'avevo promesso e ogni tanto le promesse le mantengo anch'io. Vi ho portato Life is Strange 2 e non sono neanche in ritardo come mio solito di boh, 6 mesi, un anno. Quindi ragazzi, se domani vedete piove rane, sapete già che la colpa è la mia. Comunque, iniziamo subito, nuova partita. Ok, allora siamo direi ad Halloween, come possiamo vedere dalle zucche. Sono le 5 del pomeriggio. E siamo in un'auto della polizia, direi. Officer Matthews, I've got a 1010 in progress. 1452 Lewis Avenue. I'm gonna need backup. Ok, c'ho qualche problema. Non ci ho dato bene a sapere di che cosa. Che tipo? Oh, cacchio! Si è ribaltata l'auto. Mi sa che qui c'è lo zampino di Chris, ragazzi. Se non avete visto le avventure di Capitan Spirit, ve lo lascio qua in alto. Praticamente un ragazzino con i superpoteri. Vediamo se è lui. O non lo so, magari vi sto dicendo una scemata, però. Ragazzi, voglio addomesticarmi il procione. Ah, una cosa molto carina che hanno fatto in questo capitolo è stata la possibilità di bloccare la musica con copyright. Praticamente in Life is Strange non c'era questa opzione e ogni volta che uno caricava un video, praticamente ricevevate automaticamente il video bloccato. Due orecchie di coniglio. Per colpa di musica con copyright. Adesso questa cosa possiamo bloccarla, quindi c'è un pulsante per togliere questa musica. Quindi ragazzi, mi dispiace, diciamo che non vi godrete appieno la, e anch'io soprattutto non mi godrò appieno la l'atmosfera del gioco, però dai ragazzi, meglio che vedessi il video bloccato. Okay, update time. You heard back from Jen yet? No. I'm sure she'll reply at some point. Let me take a look at the situation. Hey, Jen, you going to the party tonight? Dude, we talked about this. Could you have any less game? I'm no good at this. Ooh, how about... Yo, Jen, see you at the party. Let me know if I should bring handcuffs. Oh my god, you thirsty bitch. Here, let Lila the Love Witch work her magic. Okay, just don't make me sound like a loser. Okay, cominciamo bene, ragazzi. È un Peggy 18, not miracle worker. Hey, hold on. Let me check it before you send. Too late. Would be awesome to see you there. What? I could have texted that. It's a good start. She'll text back, you'll see. You know, I don't even know if I want to go tonight. Oh, please. It's gonna be fun. You hate every party. Oh, because they're all the same. Too many people, too fucking loud, everybody's wasted. Yes, Sean, you just described a party. Well, the suspense is killing me. It's Dad. Wants to know if I'm coming home after school. Jeez, I'm not a 10-year-old. He just cares about you, Sean. Anyway, you should be happy your dad's looking out for you. Oh, okay, it's si Jen Sean? Saying she can't wait to see us at the party! What? Really? Yes! Told you I would work my matchmaker magic! Hmm. So what should I wear tonight? A condom. Oh, haha. Ha. Paying plenty of attention in sex ed class, I see. Ok, ragazzi, come vi dicevo, un hey, Peggy 18, quindi aspettiamoci. Shut the fuck up, dickhead. Aspettiamoci qualcosa Damn, di abbastanza sconvolgente. Yep.
Always true to himself. Insomma, il quartiere è abbastanza triste, ragazzi. Molto triste. Man, we need to find a couch for your yard one day. Ooh, careful. Last time my dad almost busted me out here. Because you were alone? Your dad wouldn't bust me. He loves me. So, you want a hit or not? No, non scherziamo. Nah, maybe at the party. Track stars aren't supposed to smoke, you know? Yeah, sure. I'll remember this when you're begging for a spliff tonight. No, ragazzi, fumare no, fa male. Speaking of weed, I got that covered tonight. What else do we need? Eric said his parents don't leave shit at the cabin, so we better make an official party list. Hey, whoa, what the hell are you don't doing? Don't move. You're my human post-it note. First we cioè, questo ragazzo money è azzerbinato supplies, in una maniera impressionante, munchies, proprio. Chips and dip. Soda, cioè, si fa fare la lista della spesa sulla mano. This non ci wash credo off. And of course we must not forget. È pure indelebile. I can probably snag a six pack from dad if he's got enough. Ovviamente sarò sdraiati per terra così ti calpesta. Just sending a text instead? Oh right, blankets. It's gonna get so chilly tonight. You and tra l'altro Jen è palesemente una scusa di lei per prendergli la mano, cioè. Oh, one last thing. Lei è cotta, secondo me. C-O-N-D-O. Oh, stop. You're out of room, punk. Oddio, sarebbe un pene. Is this how you see a penis? Damn, you should try and actually see one for real. No, ragazzi, fantastico, mamma mia. My chances of scoring tonight are probably 10 times yours. You wish. Bello, dai, ragazzi. These fucking planes, man. Sono proprio contenta, devo dire che I hate them, but I'll già mi sta intrippando tantissimo sto gioco. Shit changes so fast. I get so emo sometimes, wondering what will happen to us once we graduate. Will you still be my BFF? Will shit ever get better than 1452 Lame Avenue? Saremo sempre amici. Yeah, man. Friends forever. Yeah, but what happens if we go to different colleges? Or you get sick of me? Whatever. You heard of the internet? No way distance can tear us apart. Che we're carini freaking fighters. Yeah, you're right. Best freaking fighters forever. Okay, ragazzi, non ho capito come late, si chiama lei, però. Non so se hanno già detto, me lo sono fumato. Skype me later when you're ready. Hugs. Talk to you soon. Allora, hugs. Ogni scusa buona per mettergli le mani addosso, eh. Tesoro, su. Hello, Friday night. Hey, perfect timing. Just the son I wanted to see. Oh, sure. But I'm a little busy. Did you see Lila? She said we can go to the movies next week. Questo mi sa che fratellino piccolo. Bug her, not me. You're not exactly her type. You're lucky she puts up with you. Ugh, jeez. Thanks, Pop. I feel really supported right now. You're welcome. And now we need an objective judge. That would be you. Really? Hey! No fair! Court is in session. Judge Diaz, presiding over the case of the last Choco Crisp. I... Oh, ci giochiamo la cioccolata? Get ready for a party and stuff. So... Well, if you want to attend to a party and stuff, you have to earn it, Your Honor. Oh, shit. Hey, he swore. Yes, I heard tattletale. Please, Judge Diaz, be an example to the court and society. Then you can go hook up or chill or whatever. Now, who deserves to eat this final choco crisp? Io! Your adorable io little brother who eats about 10 bags a week. Or your poor,
suffering father who slaves over a hot engine to provide his family with a home and a garage? Me. Come on, Judge. Questa sì che è una domanda seria, ragazzi. Io mi voglio mangiare la cioccolata. The verdict, please. Quindi immagino che il signor Diaz sarà il papà. Daniel è innocente. Siete entrambi colpevoli? Siete entrambi colpevoli, me lo mangio You're io. You're both guilty. Of wasting my time. Case closed. What? No, Dad! What is this? My own flesh and blood tosses me under the bus. Se l'è mangiato tutto intero con la carta okay. pure. Back to work. I hear an engine calling my name. Fantastico. And you better play nice together. Like you always do. Yeah. I have to work in my room too. Yeah? Don't hurry back. Che bravo, ora lo gonfia pure. Grande ragazzi, e questa direi che è la nostra casa. Ok. Let's get this party list started. Facciamo un giretto per casa nostra, guardiamo se c'è qualcosa di particolare. Ho già visto qualcosa, ragazzi. Playbox, vai, iniziamo subito. I don't know who plays more. Daniel or Dad? Ah, ok, Daniel è il fratellino. Però non ci posso giocare io. Cioè, cos'è sta mafia? Scusa. Ci sono le cuffie. Daniel spends hundreds of hours yelling into the mic playing Minecraft with Noah. No! Gioca Minecraft, ragazzi. Mamma mia, sei rimasto indietro, tesoro. Cioè, adesso giocano tutti a... Com'è che si chiama, ragazzi, quel gioco che ti butti col paracadute? Fortnite. Fortnite, sì. L'avevo anche provato una volta, ragazzi, ma le ho prese proprio... Ne ho prese talmente tante che... Ho detto basta, non fa per me sto gioco. Ah, obiettivi. Cerca degli snack, trova da bere per la festa, chiedi dei soldi a papà, trova una coperta. Giustamente siamo... direi un diciottenne scroccone. Come l'ultima fase, a $3, fantastico, bellissimo, siamo miliardari praticamente. Abbiamo una foto di papà, mi sa che sono ispanici, ragazzi, perché Diaz è un cognome Sean Eduardo, sì, sono ispanici. Quindi un compito in classe. Una bottiglia d'acqua aperta, non vado mai da nessuna parte senza acqua, è stato un attimo molto secco finora. Poi abbiamo gli auricolari. La chiavetta USB. La chiave per lo skateboard. Beh ragazzi, direi che abbiamo un sacco di cose. E qui invece abbiamo un diario. Ah, qui praticamente c'è tutto un album di disegni. Quindi forse ragazzi lui disegna. E anche abbastanza bravo, direi. Oh, allora, apriamo il frigo, vediamo che cosa c'ha, ragazzi. La birra, ci serviva della birra. Prendi la birra. That'll do. Bet there's gonna be a keg at the cabin. Poi c'è dell'impasto per biscotti. Man, Daniel could live off this crap. Don't forget the non-booze. Cos'è scambia? Okay. Better take that instead. Ah, praticamente posso scegliere se portare qualcosa di alcolico oppure qualcosa di analcolico. Beh, dai ragazzi, direi... Okay. Un po' di birra Better portiamola, take that instead. Dai. Ora, va bene che siamo dei bravi ragazzi, ma... Proprio dei santarellini, no? Quindi, niente, torniamo indietro. E chissà, portando la birra, quanta gente ammazzeremo, perché... Drinks down, food to go. Ricordiamoci di quella volta che abbiamo ammazzato lì la...
la tizia del coniglio, che non mi ricordo manco più come si chiama, ragazzi, è passato troppo tempo. Allora, ragazzi, cosa vi devo dire? Beh, innanzitutto che sono contentissima che il protagonista sia lui e che non sia il bambino di Captain Spirit, perché veramente, ragazzi, cioè, ok, poverino, ho capito il senso che lui è da solo. Major snacks for the party. Assolutamente, ho capito e condivido la scelta degli sviluppatori, però ragazzi, a me stava troppo sulle balle quel bambino, cioè proprio, prendetela così, a pelle. Io c'ho proprio poca tolleranza verso... specchio. Daniel better not use my toothbrush again. No, dai, che schifo, ma ci usa anche... ci usa anche il nostro spazzolino, ma non si può. È inquietante, hey, ragazzi. You wanna... share my blanket? Sì, bravo. Hey, proprio. Jen, do you wanna hang out sometime? Not bad. Remember, don't be too thirsty. Fantastico. Guarda, sicuramente lei ci sta. Sicuro, guarda, 100%. Anche qua adesso ci toccherà fare il bucato. Well, it's not my turn to do the laundry. Ah, fantastico, non è il nostro turno, ragazzi. Benissimo, lasciamo tutto lì. Guardate, tra l'altro, voglio dire, si fanno concorrenza tra... No, dai, questi sono un po' più puliti, ragazzi, però, insomma, sono un po' sciatti. Cioè, guarda, detersivi tutti buttati là dietro, cioè, ma... metteteli in un mobiletto, cioè... c'avete pure lo spazio, mettete qua una colonnina, un mobiletto, i detersivi non li buttate proprio per terra. Su, un po' di... di amor proprio. Damn. The guy never stops working. Charles Barnes. Ok, qui c'è una fattura. Quindi almeno sappiamo una fattura fatta da nostro padre di 2624 euro. Quindi sappiamo che almeno lui lavora. Quindi non è disoccupato. Lavoro e si fa anche pagare molto bene, direi. Camera di papà. Do not enter. Ever. Trust me, Dad, I won't. Ma voglio vedere dove è la camera mia, ragazzi. Voglio la cameretta mia. Cioè, io vivo nel sottoscala, secondo voi? Definitely going to need major snacks for the... Alright, Dad. Where do you put the blankets? C'è un gigantesco murale con un polpo. Bello. Insomma, non ha 8 tentacoli, ma a me sembra un polpo. Che dite, ragazzi? Can't believe Dad actually asked me to tag up this wall. Ah, l'ha disegnato, well, lui, è carino. Yes, Daniel too. Ah, e Daniel ci ha fatto il... ci ha rovinato il dipinto, bellissimo. That, cioè, lui è un artista, ragazzi. Sì. It's me, Daniel. Cool. Can you tell your big brother he's grounded tonight, when you see him? Hey, since you're creeping around up there, can you pass me the wrench in the top red drawer over there? Sure, can do. Okay. There's no wrench here. Ah, shoot, must be somewhere else then. Take a look around. I know I left it nearby. It's a 16mm reversible flex wrench. Jeez. That was definitely my plan for tonight. So, yeah. Hold on. Sam came by the garage today. Told me to tell you hi for him. Oh, ragazzi, c'è pieno di... gli oggetti, dobbiamo, well, you know, scegliere quello fossils giusto. Old fossils like us don't heal the way you do. Vediamo se... Remind me never to get old. Hey, it beats the alternative. Raccogli. Vediamo se è questa... Pappino. Is that it? Pigliatela. Hey, yes. That's the one. Ragazzi. That was quick. So you did learn something from your old man after all. Yeah, yeah. All right, just let me tighten. Tesoro, this. Non è che perché sono una femmina non conosco le chiavi. Finally decided to come and join your old man under the hood. Il mio ragazzo è un patito di... Yeah. Di fai da te, sure. Ragazzi, non potevo sbagliare. I know it's not your thing. But you gotta learn a trade. Art, athletics, engineering. I don't care. As long as you put your heart into it.
che carino. I'm trying. I just don't know what direction to go. You're only 16 years old. You've got time to figure it out. Trust me, took me a while too. And you happy with it? I mean, your job, living here? Of course I am. We're doing great. Maybe one day when I retire, I'll go back to Mexico, to Puerto Lobos. But until then... Ugh, I've heard this one before. I don't even know why I'm fixing you a sweet car for graduation. È pazzesca. Come on. It's wicked. I'm just not used to driving. You better get used to it, or you'll be taking your date to prom on the number 30 bus. Like I'm going on tons of dates. Not when Daniel's cock-blocking me the whole time. He's 9. He doesn't even know what cock-blocking is. He looks up to you, Jean. Try and help him. It's what family is for. Things are kind of scary out there in this country right now. Yeah. Oh, by the way... Ha! I was wondering how long it'd take. You need money for the party tonight, right? Shh. Just be honest with me. No bullshit. Are you using this money to buy alcohol? Weed? No, cazzatine per Halloween. Come on. I wouldn't spend money on booze. We just want to get some... Halloween dolcetti. Crap and Bravo, stuff. Vai. Well... Mamma mia, you definitely ragazzi. Don't need the $40 I was going to give you. $20? That's it? You can buy a lot of Halloween crap and stuff for $20. Unless you're lying your ass off. Remember, no one can. No, voglio il potere di tornare indietro. You got it? Tell Lila too. Giusto. You hear me? Yes, sir. Yeesh. Just be careful. That's all I'm asking for, okay? I know what kind of crazy shit kids can get into. Andavi a molte feste da giovane? Did you party a lot? Sorry. What happens in Mexico stays in Mexico. Now get out of here before I change no, my quello era mind Las about Vegas, that cash. Tesoro. And keep an eye on Daniel while you're home. Quello non era Mexico. All right. Don't you think your papito deserves a hug? Eccolo là. Vuole l'abbraccio, ragazzi. Perché vuole l'abbraccio? Ah, diamogli sto abbraccio. Però mi deve dare qualche soldo in più. Speriamo che me lo dia. Ok, have fun. But not too much. Dammi 20 euro in più. Caccia i soldi. Bye, no. Love you. I love you too, hijo. Bene ragazzi, allora direi che per oggi noi ci fermiamo qui, ma torneremo molto presto con un altro video di Life is Strange 2. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e arrivederci al prossimo video. Ciao ciao!